Accesso consentito.
Malfunzionamento dei sistemi di controllo di grande emergenza. Fatto critico al sistema di sicurezza. Tutto il personale deve evacuare immediatamente la base dei fili.
So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Per le mie letture biometriche, Petrov è di fronte a noi. Ah, sì? Cazzo di crostini. Merda. È proprio Petrov. Ah, sapevo che sarebbe andata così. Mago, qui P3. Risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere. Non la sua testa. La pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. E dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? 2 anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco.
Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Passo e chiudo. L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale, ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della vettura. Il sistema di supporto vitale ha 4 funzioni principali: mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, 4 colonne, 4 barattoli. Charles, sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo? No, nel laboratorio del caldo o termarium solo i tavoli richiedono temperature elevate, mentre la temperatura del laboratorio in sé è abbastanza piacevole. Wow. Sembra che nessuno venga in questo posto da anni. Potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sistema di modulazione gravitazionale o a un'eccessiva produzione di fertilizzante a polimeri. Dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi, ma sospetto che si tratti di cadaveri di soldati infestati dai germogli. Un'ipotesi? Mi prendi per il culo? Attenzione! Tutti i membri del personale che hanno ricevuto i richiami SIN-1 e SIN-2 devono fare un rapporto al controllo totale settimanalmente. Salvataggio dei dati. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Nome in codice P3. Accesso con... Salvataggio dei dati.
Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Quanti siete? Aspetta che arrivi un dottore, ok? Quale dottore? L'intera struttura è andata in malora. È
Chissà quando arriverà la squadra di soccorso. Ma il dolore è insopportabile e non potrei più camminare. Cosa ti fa credere che tutto qui sia andato in malora? Se fosse accaduto solo a Babilov, gli altri complessi avrebbero mandato qualcuno. Sta succedendo ovunque, non è evidente? Giusto. Proverò a farmi venire qualche idea. Sbrigati! Fa davvero male! Grazie. Che cazzo? Cosa? Ehi, perché sto? Cos'è successo? Era un'altra di quelle memorie polimeriche, Charles. Possibile che l'unica cosa che ricorda questo tizio è di essere stato ferito? Non mi aspettavo si manifestasse così. Cosa mi è successo? Cosa mi è successo? Cazzo! Sei già morto. Aspetta solo un po'. Beh, me ne vado. Porca puttana. Verso la testa! Fanculo tutto! Di solito questo è un innocuo robot geometrico da geometrico. Innocuo un paio di palle! Che altri trucchetti avrà in serbo? Non saprei, non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei tanto non avesse accesso a noi! Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Forza, troviamo quel barattolo. Almeno non dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Possiamo entrare dalla finestra. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Nome in codice.
Salvataggio dei dati. Pensi possa essere il barattolo? Un dispositivo che dispensa polimeri luminescenti si trova su una di queste piattaforme. Troviamolo. Ci sono barattoli qui. Di sicuro ne troveremo uno da qualche parte. Abbiamo trovato le rogature. Ora dobbiamo trovare uno stramaledetto barattolo. Che cos'hai da guardare? Thank you.
Questo barattolo funzionerà? A giudicare dalla sua forma e diametro, direi di sì. Ottimo! Tornerò più tardi. Gli enormi mescolatori che arricchiscono i polimeri con batteri anaerobici operano a una velocità preimpostata. Quindi se la velocità viene aumentata, anche il processo sarà più veloce. Dov'è il pannello di controllo? Non esiste. Non esiste. In circostanze normali la velocità del processo non varia. Ma una carica di scossa potrebbe apportare voltaggio aggiuntivo ai motori elettrici. Sì, ci siamo. Sapevi che qua c'era una funicolare? Immaginavo che ci fosse un modo per controllare l'attrezzatura che pende da soffitto. Dobbiamo fare attenzione. È una lunga discesa, potrei farmi male. Male? Che ottimismo. È la mia routine. Nota che la tua manutenzione fuori programma ha avviato l'algoritmo di riparazione.
battuta funicolare inutile non va più veloce. Nessuno aveva previsto questo particolare. Domanda retorica, Chuck.
velocizzare l'ultimo motore. Almeno non devo preoccuparmi per le munizioni. Che ronzano da lontano. Compagno maggiore? Sì? Hai qualcosa di costruttivo da dire? Ho fatto qualcosa di sbagliato per meritare questo trattamento. Scusami, tu non c'entri. Ce l'ho con me stesso. Perché? Non è colpa tua se Petrov è morto. È stato ucciso dalla sua stessa arma. Un robot ostile. Non ha importanza. Dovevo catturarlo vivo e ho fallito. E non è tutto. Sechenov mi ha salvato la vita. È come un padre per me. Per quanto mi ricordo. E io l'ho deluso. Se è questo che ti preoccupa, non ci pensare. Non c'è nulla di anomalo in questa situazione. In che senso? Non è ovvio? Il compagno Sechenov è sempre deluso da tutti. È impossibile accontentarlo. Il suo perfezionismo è patologico. E chiunque lo sa. Non c'è persona nella sua vita che l'abbia mai soddisfatto. Cosa? Stronzate? I guanti polimero neurali sono incapaci di mentire. Già... Suppongo di sì. Salvataggio dei dati.